musica, io senza musica non pulisco, ah, fuori, esatto, okay, fuori, okay. Si può parlare, non sarete disturbati. Andiamo fuori, andiamo fuori. Sì, forse è meglio. Andiamo. Oh, scusi. Ecco, ognuno prende il suo cappellino. Toma. C'è una cosa che io non capisco. Non facciamo lo spettacolo perché Federico è a casa. E perché ci mascheriamo allora? Per animare un po' la situazione. Altrimenti sembra un funerale di dirigenti di insecchiti. Un orrore. Per favore, controlla le tue regressioni compulsive da asilo, eh? Siamo persone adulte, Flor? Ma che hai? Mi prendi in giro? Io ti conosco e so perfettamente che ti divertiresti moltissimo. Non è fantastico, gnò Martin? Rilassati un po' e godiamoci questa festa. No, è solo che è un po' teso. Oh, santo cielo, non c'è nessuno che si occupi di questa casa. Sono tutti morti, sarà possibile? Devo sempre andare io. Che vergogna, che vergogna. Salve, Malala. Ah, Saldivar, che piacere vederla. Adesso. Sì, entri. Mi ha portato quella cosa? Sì, ho tutto qui. Perfetto, meraviglioso. Si ricordi bene che la vecchia non deve sapere assolutamente niente di tutto questo, è sì, chiaro? Che cosa non dovrei sapere? Non capisco perché non sia venuto Edoardo. Io capisco la sua preoccupazione, Federico, e gliene sono grato. Però stia sicuro che lui non vuole causare nessun danno a Florencia. Però che ne sappiamo? A volte le cose vanno così. Non si possono controllare, no? Credo che lei capisca quello che intendo dire. Sì, però la situazione è diversa. È un'altra cosa. Florencia stravede per suo padre e io non posso pensare che... Il problema è che, sa, Florencia aveva un'immagine sbagliata del padre. Voglio dire che lei lo venerava e lui, ecco, l'ha delusa. Sì, però io non riesco a capire cosa possa essere così grave. Federico... Disgraziatamente questo è molto più grave di quello che pensa. Le dico solo che quello che è appena successo è una sciocchezza rispetto a quello che dovrò dirgli. Per questo io in realtà, che vuole che le dica? Io non so cosa fare, non so se fare quello che mi ha chiesto mio fratello o lasciare le cose come stanno. Senta, io non lo so, ma non capisco cosa possa essere così grave perché una figlia non possa perdonare gli errori di suo padre. Questo è il problema. Edoardo non è il padre di Florencia. Mi capisce ora? A dire la verità, Edoardo non sa chi sia il padre biologico di Florencia. Margherita l'unica cosa che gli disse è che era un uomo sposato. Povera Florencia. Come soffrirà quando scoprirà tutto questo, poverina? Sì, certo, è questo il punto. Io le dico che quanto più penso a tutto l'accaduto, più dubbi ho, perché io non so, non... Che ne so io? Non me la sento di dare un dolore così grande a Flor. Senta, Carlos, io non mi voglio intromettere in questioni familiari o nelle sue decisioni, però vorrei mettere in chiaro che Florencia odia le bugie. Sì, questo lo so, e per questo è uguale a sua madre. E poi, personalmente, credo che non meriti un'altra bugia nella sua vita. Se è Edoardo a volerle raccontare questo, non lo può fare per ragione di forza maggiore, e credo che dovrebbe farlo lei. Sì, lo so, però vede, Federico, è tanto difficile per me, se ne rende conto. Sì. Però lei ha ragione. Flor ha il diritto di sapere la verità, così io le prometto che voglio cercare il momento giusto per dirglielo. Non so, ma spero che tutto vada bene. Anch'io spero che tutto vada bene. Ma oltre a questo, conti su di me per qualsiasi necessità, d'accordo? Grazie, Federico. Così, tutti insieme! Tenete il tempo! Povero ricco che tanto tiene, che ya ni sabe lo que no tiene. Le falta il sueño, le faltan ganas. Le falta il tempo, le falta l'alma, le sobra il miedo de perder algo, le sobra en vino, le sobra panza. Le falta il tiempo de la esperanza. Le falta l'aire de las mañanas, le falta el viento sobre sus caras, le sobra todo y no tiene nada. Niente, mi sono solo un po' innervosito tutto qui. Cosa c'è? Un attacco di panico da palcoscenico. Succede a tutti i pivelli che si danno aria d'artisti. Senti, io... Il mio panico lo lascio sul divano del mio psicologo.
Invece a te voglio lasciare un bel pugno in faccia. No, ragazzi, adesso basta! Smettetela un minuto! Sei un pivello. State zitti! Calma! No. Lasciami fare, beva! Dominica e Roberta, venite qui sopra! Venite tutti qui sopra e ci diamo una calmata! Andiamo a cantare, andiamo a ballare, ci divertiremo un mondo. Però io prima devo risolvere una cosetta. Ascolta, carino, tu ti tranquillizzi e ti metti a ballare, sennò ti prendo a pugni in faccia, mi hai capito? Sì, va sì. Bene, tranquillino. E anche tu, pazzo, dai. Andiamo, ragazzi, si va. A cantare e a ballare. Molto bene. Così, forza, cantiamo. Avvocato, la smetta di girarci intorno e mi dica cos'è questa cosa che non devo sapere, perché Malala si sarà raccomandata per questo. Ha sentito no? Male, signora, noi non abbiamo mai nemmeno. Avvocato, io sarò un po' sorda, ma lei è un truffatore che è d'accordo con mia nuora, perché io non incontri mio nipote. Non è così, signora, le sto dicendo la verità, glielo giuro. Stiamo seguendo le sue tracce in Thailandia. Aspetti. Come si chiama mio nipote? Diego Alberto. Alberto, come mio figlio. E Alberto l'ha riconosciuto? No, per questo è il cognome di sua madre, Jimenez. Diego Alberto Jimenez, carino. E quanti anni ha? Circa 22 anni. Ah, è un po' più grande di Sofia. Ora mi è chiaro perché Malala si è rimasta incinta, ma certo, se lei non voleva avere altri figli era per trattenere il mio Albertino, chiaro? Signora, mi scusi, ma questo discorso non mi interessa. Io mi dedico alle indagini e queste stanno diventando molto complicate e molto costose. Va bene. Allora quanto devo pagare perché vadano a buon fine queste indagini? 10.000 pesos. D'accordo. Un secondo. Prego. La prossima volta torni con buone notizie, signora. Perché sennò terminerai i suoi giorni in carcere. Con permesso. Flor, tuo padre non ha la pasta del delinquente. Non so, è uno stupido. Si è lasciato incastrare pensando di guadagnare più facilmente, ma faceva tutto solo perché tu stessi meglio. Perché io stessi meglio? Sai come sarei stata meglio io se fosse restato con me? In quel caso sarei stata sicuramente meglio. Sì. Tutto qui, zio. Hai ragione. Dimmelo perché me lo chiederà. Riuscirai a perdonarlo? Se io lo posso perdonare? Non lo so, forse sì. Chi lo sa? Però è orribile quello che mi ha fatto, mi ha mentito. E lo sai qual è la cosa peggiore? Per me è già orribile che ti mentano, ma che ti menta tuo papà. Che sia tuo padre a mentire. Flor, lui non... Lui cosa? Lui niente, non mi importa più. Io devo andare a lavorare, non voglio sentire altro. Perdonami, zio, io non ce l'ho con te. Ce l'ho con papà. Ah, piccola Flor. Se sapessi che terribile bugia nasconde Edoardo. Flor. Florencia. Che cos'hai agli occhi lucidi? Ci ho messo cera da mobili perché sembrino più belli. Va bene? Florencia, per favore, non mi trattare così. Hai potuto risolvere le cose con tuo... È un problema personale ed è mio, quindi si faccia i fatti suoi, d'accordo? Non mi trattare così, te lo sto chiedendo perché voglio sapere se stai bene. No, è un problema mio e non tesoro, deve... Tesoro, per favore non ti muovere da qua perché sta arrivando Rick Champagne. E chi è? Il wedding planner. Che canale è? Io non lo guardo. Deve essere lui! Fermi tutti! Apro io! Fatevi belli! Hello, eccomi qua! Che nessuno mi dica niente! Tu sei la fidanzata che si sposerà con l'erede d'oro del trono, no? No! Io sono la sposa, lei è la... Cameriera! Ah, però, adoro questo look così domestica, relax. Amore mio, mi potresti portare un Drinks on the Rocks? Ma certo, ora lo vedo senza gli occhiali. Delphi! Però sono esterrefatto, sono esterrefatto. Una dea, una regina etrusca, egizia, una peregina. Vabbè, senti, ti vorrei dire tanto per cominciare che vorrei che la nostra relazione così oltrepassasse in meramente commerciali, in modo che tutto fluisca più glamurosamente, tipo yin yang, mi capisci? Ovvio.
Lo sposo? Sì! Come va? Come va, piacere. Federico Frizzoni.